Il siciliano che non ti aspetti, sempre in punta di piedi, come fosse appena uscito da una di quelle celle per gli esercizi spirituali che Germi raccontò in Totomodo. Decide la Prima Repubblica, di cui pesano i silenzi e le pause, più che le parole e i gesti. Nato a Palermo nel 1941, Mattarella, che compirà 74 anni il prossimo 23 luglio, ha una famiglia importante alle spalle. Papà Bernardo è ministro più volte negli anni 50 ed il fratello maggiore è Pier Santi, enfant prodige del nuovo scudo crociato che cerca la strada per una politica non più a braccetto con la mafia. Nell'80 il presidente della regione, appoggiato anche dal PC, viene fermato, ucciso dai killer di Riina e Provenzano nel giorno dell'Epifania. Sergio è tra i primi ad accorrere sul luogo dell'agguato del fratello e ne raccoglie l'eredità a modo suo in silenzio, sempre nel partito di famiglia, diventando deputato nell'83 nelle liste della DC. Un percorso politico che nel corso di 25 anni lo vedrà passare dalla DC alle sue incarnazioni successive, prima PPI, poi Margherita e infine nel 2007 al PD. Più volte ministro si oppone alla legge Mammì sul riordino delle emittenze televisive, legge che molti criticano parlando di regalo al gruppo Fininvest, per poi abolire, da ministro della difesa, la leva obbligatoria, aprendo la strada al nuovo servizio civile. Il nome di Mattarella diviene noto al grande pubblico in seguito alla riforma elettorale che viene approvata nell'agosto del 1993, che porta ad un sistema maggioritario. Mattarella ne è il relatore, il politologo Giovanni Sartori chiamerà il nuovo sistema di voto Mattarellum. Gli italiani lo utilizzeranno nelle elezioni politiche del 1994, del 96 e del 2001, fino all'avvento del Porcellum. Vicino a Prodi, Mattarella è tra i primi in campo a favore dell'Ulivo, con l'alleanza tra Popolari e PDS. Con D'Alema a Palazzo Chigi è vicepresidente del Consiglio nel 1998, per poi diventare ministro della Difesa, sempre con D'Alema e poi con Amato. Fuori dal Parlamento, dal 2008, tre anni dopo, arriva alla Corte Costituzionale, eletto con 572 voti. Mattarella, vedovo dal 2012, è padre di tre figli, Bernardo, Laura e Francesco, avuti dalla moglie Marisa Chiazzese, sorella della consorte di suo fratello Pier Santi. Il primogenito di Sergio, Bernardo, è docente di diritto amministrativo e capo dell'ufficio legislativo del Ministero della Funzione Pubblica. A Palermo, in via Libertà, c'è la sua casa di famiglia con cui si riunisce per trascorrere le vacanze alle Isole Eolie, meta estiva che lo accomuna al suo predecessore Giorgio Napolitano, che è stato spesso ospite nell'arcipelago.